A Lanciano, Corso Trento e Trieste, nell'ultima parte che converge a Piazza Plebiscito, torna finalmente a doppio senso di marcia dopo quasi 2 anni di senso unico e ovvi disagi, rallentamenti alla circolazione in pieno centro città. Il 16 agosto del 2018, sotto alcuni locali commerciali, si aprì una profonda voragine e dunque la strada è stata oggetto di interventi di messa in sicurezza e soprattutto di carotaggi, oltre a un costante controllo del sottosuolo, grazie a sofisticati sensori che monitorano notte e giorno la situazione a rischio nella parte bassa, appunto, del corso. I dati sono confortanti ed escludono particolari rischi, dunque si è provveduto ad installare la segnaletica orizzontale e verticale per riaprire il doppio senso già dalla giornata di venerdì, quando il dirigente del settore mobilità e traffico, ingegner De Simone, firmerà l'ordinanza. Ovviamente per motivi di sicurezza non potranno transitare i mezzi pesanti, mentre il traffico cittadino ritroverà immediato sollievo. La chiusura della parte bassa del corso e quella a monte in Viale delle Rose che riguarda i lavori relativi al Central Park hanno di fatto spaccato la città in due, col flusso veicolare tutto riservato su Via Dalmazia e Via De Crecchio, tra code e rallentamenti.